Terza settimana, tempo ordinario, anno pari, giovedì. Il re Davide va a pregare nel Tempio. Il profeta Nathan gli ha portato la parola di Dio, una benedizione per tutto il suo casato, per tutta la sua discendenza. La parola di Dio diventa nel cuore dell'uomo preghiera, e la preghiera è il luogo di luce per entrare pienamente in comunione con Dio. Davide ripensa al suo passato: ma chi sono io, Signore Dio? E ripete più volte: Signore Dio, la tua parola è parola da Dio, è legge per l'uomo. Signore Dio, hai pronunciato una parola per il tuo servo, questa benedizione. Io ti edificherò una casa. Signore Dio, tu sei Dio, le tue parole sono verità. La casa del tuo servo è ormai benedetta da te per sempre. È una contemplazione nella preghiera del re Davide di quello che Dio ha fatto per lui, di quello che Dio fa per ciascuno, per noi. La parola di Dio si fa preghiera, la preghiera luogo per l'incontro di luce divina per noi. E lo sguardo di Davide va lontano. Il Salmo 131 dice: il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. A chi verrà dato questo trono? Al Messia, discendente dal seme di Davide. La tua parola è luce sul mio cammino. Così prega la Chiesa oggi. E il Verbo si fece carne. Nella preghiera c'è ispirazione e carisma. Così nel cuore di Davide, così ancor più nel cuore di Maria. Ispirazione e carisma. E il Verbo si fece carne in Maria. È importante mettersi in ascolto. E Gesù ce lo insegna mentre parla tutta la folla dicendo: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio, sotto il letto? La lampada, la luce, la grazia. Dio che parla. Questa luce purificherà anche le cose più segrete, ma la parola di Dio è già luce adesso per noi. Fate attenzione, dice il Signore, a quello che ascoltate nella luce. Questa luce diventa poi forza, azione, grazia, misericordia. Abbiamo ricevuto misericordia. Dobbiamo dare misericordia perché Dio è misericordioso. E sarà una ricompensa abbondante, superiore, quella che viene dall'amore. Il cuore di Maria è cuore di madre di misericordia. È tutta in Dio, Maria madre di misericordia, rifugio dei peccatori. A lei possiamo ricorrere presso la croce, misericordiosa, sempre, ancora oggi, dal cielo, per tutti i suoi figli. Salve Regina, Madre di Misericordia.